Oggi vi spiegherò come trovare delle coordinate chilometriche su una carta e quali sono gli strumenti che noi scout usiamo per orientarci. Gli strumenti che solitamente noi usiamo per orientarci in un territorio sono la bussola, la carta geografica e il coordinatometro. Per quanto riguarda la carta geografica, è bene specificare che ogni carta può avere una scala diversa e solitamente quelle che usiamo noi hanno una scala di 1 a 25.000, quindi un chilometro nella realtà corrisponde a 4 cm sulla carta. E queste carte sono divise in quadranti, ciascuno di 4 cm per lato. Il nord sulla carta si trova in alto e tutto ciò che si trova a sinistra nella realtà si trova ad ovest e ciò che si trova a destra della carta nella realtà si trova ad est. Ora vi spiegherò come trovare le coordinate chilometriche. Per farlo non ho usato una carta vera e propria, ma ho disegnato una carta stilizzata su un foglio di carta bianco, in modo da rendere la spiegazione. Le coordinate chilometriche solitamente sono espresse con 4 parametri che ho riportato in alto a destra. Il primo ed il terzo individuano rispettivamente il meridiano, la riga che da nord va a sud, ed il parallelo, la riga che da est va ad ovest. Quindi il quadrante che andremo a prendere in considerazione è questo, 82 e 22. Con il coordinatometro si può avere una lettura diretta delle coordinate e quindi trovare il secondo ed il quarto parametro. In questo caso la distanza dal meridiano è 60 e la distanza dal parallelo è 10. Quindi il nostro punto si trova qui.